Comune di Napoli presenta oggi agli studenti dell'Accademia di Belle Arti e non solo il premio per l'arte contemporanea Raffaele Pezzuti. Questa iniziativa istituzionale è voluta dal sindaco e dall'assessorato ai giovani perché Napoli è la città che deve credere nelle proprie figlie e nei propri figli e in chi sceglie di studiare e di innamorarsi dell'arte in questa città. Ed ecco quindi che presentiamo il bando attraverso il quale si potranno presentare le opere artistiche e il vincitore sarà esposto in quella che è la collezione d'arte urbana più bella d'Europa, che è il patrimonio artistico della metropolitana della città di Napoli. La creatività come modello per combattere alla base le occasioni che conducono molti giovani della città a fuggire da Napoli o a entrare in contatto con la criminalità. Una delle armi principali, dunque, in qualunque forma si manifesti, da valorizzare anche aiutando i giovani a emergere con iniziative stimolanti come il premio Raffaele Pezzuti per l'arte, giunto alla sua terza edizione. Un concorso riservato a giovani talenti dell'arte visiva agli esordi è dedicato alla memoria di Raffaele Pezzuti, giovane artista napoletano morto in tragiche circostanze 16 anni fa. C'è tempo fino al 28 febbraio per partecipare. Il tema scelto quest'anno è Napoli, nuovi luoghi. C'è la possibilità di vedere la propria opera esposta in maniera permanente nella metropolitana. Sappiamo benissimo che Napoli ha un primato rispetto ad avere una metropolitana dedicata all'arte e i ragazzi che si stanno formando, giovani artisti che hanno bisogno di visibilità, con questo premio riescono a vedere concretizzato la loro ricerca e la loro creatività. È un premio che è dedicato ad un ragazzo che non c'è più, che amava l'arte e che quindi il suo messaggio attraverso la famiglia passa e diventa un'opportunità per altri ragazzi che amano l'arte. I partner dell'iniziativa sono la Fondazione Scudieri, la ANM, la nostra azienda di trasporto, l'Accademia di Belle Arti e soprattutto l'Energia Creativa dei Ragazzi.